Gloria a Dio, il Signore vi benedica, ognuno di voi che ascolterete questo video, questa riflessione. Amen. Che la grazia e la luce del nostro Signore Gesù Cristo raggiunga i vostri cuori con la sua parola, la sua verità e la parola di Dio. Amen. Che raggiunge il cuore, che fa di un uomo, di una donna, un vero cristiano. È la parola di Dio, la parola di Cristo, che fa di un uomo un vero cristiano. Amen. Quando la parola di Dio viene accolta nel cuore, con umiltà, con fede, e la parola di Dio illumina, rigenera il cuore. Amen. Essere cristiani non è appartenere a una religione. Essere cristiani non si diventa diventando membri di una denominazione o di un gruppo che si chiama cristiano, ma essere cristiani vuol dire ricevere la parola di Cristo nel proprio cuore, con fede, con umiltà. Amen. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, dice il Signore. Perciò è la parola del Signore che ci fa diventare veri cristiani. Quando noi la crediamo, quando noi la osserviamo, la seguiamo, la pratichiamo, la viviamo. Alleluia. Quando noi viviamo in sintonia alla parola di Dio. Amen. Vogliamo continuare in questa serie di riflessioni dal titolo Le grandi bugie del cattolicesimo. Amen. Quest'oggi toccheremo il cosiddetto dogma o la cosiddetta credenza della transustanziazione. È un nome difficile. Amen. Ma con questo dogma la Chiesa romana vorrebbe far credere alle persone che l'ostia, cosiddetta anche Eucarestia, se non sbaglio, si trasforma corporalmente in Gesù Cristo. Cioè, loro dicono che tramite la transustanziazione, che vuol dire in poche parole un cambio o un mutamento di sostanza. Ecco il nome trans, cioè trasformazione, sustanziazione, come se la sostanza viene trasformata. Questo vorrebbe dire il nome di questo dogma. E loro dicono che in quel atto miracoloso, che sembrerebbe più, scusatemi il termine, ma è così, cari nel Signore, sembrerebbe più un atto magico, qualcosa di mistico, che è più qualcosa di magico. Tramite la transustanziazione, l'ostia, l'Eucarestia, muterebbe di sostanza. E in quel momento non è più l'ostia, ma diventa il corpo e il sangue di Cristo a tutti gli effetti. I cattolici devono credere che nell'ostia, quando si celebra la cosiddetta messa, l'ostia viene tramutata, cioè viene trasformata in una specie di miracolo. E allora diventa veramente il corpo e il sangue di Cristo. Loro offrono l'ostia per rinnovare il sacrificio di Cristo. Ho voluto fare questa premessa per spiegare in breve parole, con poche parole, quale sarebbe il significato di questo dogma. Perciò noi come cristiani che crediamo nella parola di Dio, nella Bibbia, e noi non vogliamo accettare dogmi o credenze umane, ma come veri cristiani, e non voglio dire soltanto evangelici, perché il nome evangelico può essere anche frainteso da molti. È vero, noi siamo cristiani,
cari che mi ascoltate, io sono un cristiano di fede evangelica, cioè mi identifico con la Chiesa evangelica, ma con quella Chiesa evangelica che segue la parola di Dio, che si sottomette agli insegnamenti biblici. Perché voglio dire, tra parentesi, anche in molte chiese evangeliche ci sono cose che non sono bibliche. Hanno fatto dei dogmi evangelici, delle pratiche che non hanno nessun valore biblico. Allora, i veri cristiani, i veri evangelici, si devono attenere alle sacre scritture. Questo è il bisogno, fratelli, sorelle e cari che mi ascoltate, di cui oggi noi abbiamo un grande bisogno, attenerci alle sacre scritture. Un giorno Gesù disse ai farisei, agli scribi, che pensavano di essere i depositari della legge, della verità, dell'opera di Dio. Loro ministravano nel tempio, i sacerdoti, scribi, farisei, ma Gesù disse loro: voi errate, amen? Cioè voi siete nell'errore perché non conoscete le scritture nella potenza di Dio. E questo ci insegna, cari che mi ascoltate, cari fratelli e sorelle in Cristo, che noi dobbiamo conoscere le scritture e dobbiamo vivere in armonia con le scritture. La nostra vita deve essere guidata dalle scritture, dalla parola di Dio, da ciò che il Signore ci ha rivelato nella sua parola. Noi non possiamo andare oltre, noi non possiamo andare fuori, noi non possiamo cadere nell'errore di tanti che si sono fatti dei dogmi, delle dottrine, delle interpretazioni che non hanno nessun fondamento biblico. Amen. Voglio leggere insieme a voi per iniziare, nel nome potente di Gesù Cristo, questa riflessione dall'Evangelo secondo Marco, capitolo 7. Amen. Vogliamo leggere dal verso 6 alla gloria di Dio. Marco 7, verso 6, nel nome di Gesù. Così dice la scrittura. Amen. Ma egli, cioè Gesù Cristo il Maestro, parlando proprio con i farisei, con gli scribi, con gli anziani, con i ministri, possiamo dire, del Tempio, Gesù disse loro: ben profetizzò Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Questo popolo mi onora, cioè mi loda, mi adora con le labbra, dice di credere con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Ma invano mi rendono un culto, dice il Signore, invano mi rendono un culto, insegnando dottrine che sono comandamenti di uomini. Invano mi rendono un culto insegnando dottrine che sono comandamenti di uomini. Avendo tralasciato infatti il comandamento di Dio, vi attenete alla tradizione degli uomini, eccetera, eccetera. Vogliamo elevare una preghiera al nostro Dio, al nostro Padre Celeste, che sia Lui, tramite il suo Santo Spirito, a guidarci in tutta la verità. Padre d'amore, Dio del cielo, Padre eterno, Padre santo, che sei nei cieli, alleluia, e anche in mezzo a tutti coloro che ti amano e che ti cercano in spirito e in verità.
Signore, ti prego, alleluia, nel nome di Gesù Cristo, guida tu ancora questo messaggio, questa riflessione, che sia un messaggio impregnato della verità, impregnato della parola, un messaggio fondato sulla parola tua, mio Dio, alleluia. Metti tu l'unzione di cui ho bisogno, la saggezza sulla mia bocca per poter dichiarare la verità, affinché i nostri cuori siano illuminati, affinché il cuore di ogni persona che ascolterà sia illuminato, liberato dall'errore, nel nome di Gesù Cristo, che la tua verità, che la tua parola, oh Signore, arrivi nelle profondità, nel centro di ogni cuore, di ogni anima che ha bisogno di te. Padre, ti rendiamo la gloria, la lode, l'onore in Cristo Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen. Cari fratelli, sorelle e voi che mi ascoltate, qui Gesù dice delle cose che sono molto importanti, perché Gesù, riprendendo i farisei, gli scribi e anche i sacerdoti del Tempio di Gerusalemme, Gesù li esorta, li richiama affinché loro aprano gli occhi. Amen. Infatti, la riprensione ha sempre uno scopo di aiutare le persone. Se io sono qui a dichiarare la verità della parola di Dio per smascherare l'errore e la menzogna di una religione che sta trascinando tante persone lontano dalla retta via, lontano dagli insegnamenti del Signore Gesù Cristo che si trovano nelle Scritture. Se io sono qui a cercare di combattere quelle dottrine false, lo faccio per amore, non è per condannare chi purtroppo ingenuamente, inconsapevolmente sta credendo in quelle cose o in quella religione o nelle credenze del cattolicesimo. Tramite questa parola che sto predicando, questo messaggio, io sto cercando di aiutare le persone, amen, con la parola del Signore, affinché queste persone vengano alla luce ed escano dalle tenebre. Ecco perché Gesù esortava, richiamava, riprendeva i farisei affinché loro potessero aprire gli occhi e riconoscere l'errore nel quale si trovavano. E Gesù li riprendeva per sgridare le tenebre, per dissolvere quelle tenebre. E Gesù, in questa parola, parlando a quegli uomini che pensavano di essere dei grandi religiosi, pensavano di essere uomini santi, uomini superiori agli altri, i farisei, gli scribi, in un certo modo disprezzavano le altre persone, disprezzavano il resto delle persone. Ed è questo l'errore che commette la religione, fratelli e sorelle. La falsa religione vuole mettersi al di sopra degli altri, ma loro stessi non si accorgono di trovarsi nell'errore. Gesù diceva: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Loro mi onorano con la bocca, ma il loro cuore è lontano da me. E il cattolicesimo romano
è caduto in questo tragico errore. Loro possono esprimere, tra virgolette, delle belle parole, possono lodare Dio in un certo modo, possono onorare apparentemente il Signore con le loro labbra, con le loro preghiere, con le loro pattiche, loro pensano di onorare Dio, ma in verità il loro cuore è lontano da Gesù. Quante volte abbiamo visto persone che fanno parte della Chiesa romana, che pregano, fanno tante preghiere, ma fanno quelle preghiere in un modo meccanico. Le recitano a memoria. Sono preghiere, possiamo dire, prefabbricate, usando questo termine. Sono preghiere che non vengono dal cuore. Persone che per pregare, tra virgolette, usano il rosario e recitano delle frasi meccanicamente, come dei robot, come se fossero stati programmati a dire quelle cose, e loro dicono quelle cose con le loro labbra, ma il loro cuore è lontano dalla vera fede. È così, cari che mi ascoltate, voi sapete che è la verità. Persone che recitano delle preghiere, delle frasi che hanno un'apparenza di spiritualità. Gesù disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. E così fanno i preti, i sacerdoti della Chiesa romana. Loro dicono tante frasi che hanno imparato a memoria, ma loro, come dice qui Gesù, rendono un culto vano, invano mi rendono un culto, perché quel culto del cattolicesimo, delle messe, delle loro liturgie, delle loro credenze, delle loro pratiche, sono dei culti che non hanno valore davanti a Dio. Mi rendono invano un culto, insegnando dottrine che sono comandamenti di uomini. Il cattolicesimo è pieno di dottrine che sono comandamenti di uomini, credenze fatte dagli uomini, dogmi stabiliti dagli uomini, che non hanno nessun valore biblico, nessun fondamento biblico. E allora le cosiddette messe istituite dalla Chiesa Cattolica, il loro culto, le loro pratiche non hanno nessun valore presso Dio, anzi sono contro ciò che la Scrittura ci insegna. E come oggi toccheremo questo argomento del cosiddetto dogma della transustanziazione, in cui la Chiesa romana insegna che durante la messa, quando il prete celebra la messa, che anche il nome messa, cari fratelli e sorelle, ha un'origine ambigua. La parola messa da dove arriva? Che significato ha la parola messa? È una messa in scena, perché lì si pratica la falsità, la menzogna, cose che non hanno nessun
riscontro biblico e tutto ciò che è fuori dalla Bibbia è falso. Tutto ciò che non ha una base biblica è falso. E in quel cosiddetto rito in cui loro fanno adorazione addirittura, l'Eucarestia, e il cosiddetto sacerdote mette l'ostia, l'Eucarestia, in una specie di, loro lo chiamano tabernacolo, cioè un oggetto, una scatola, un possiamo dire uno scrigno dove loro mettono l'Eucarestia e poi la innalzano dentro questo oggetto che ha la figura che sembra un sole rappresentato, un sole raffigurato. Loro mettono questa cosiddetta ostia, che anche il nome ostia, cari cattolici, non ha nessun fondamento biblico. Trovatemi voi dove è scritto nella Bibbia ostia, dove è scritto messa, dove è scritto nella Bibbia transustanziazione, dove è scritto Eucarestia. Allora, quello che mi propongo di fare è dichiarare, affermare biblicamente e pubblicamente che questi riti non hanno nessun fondamento biblico. E vi chiedo nell'amore del Signore, ascoltatemi, perché vi sto dicendo delle grandi verità che nessuno può contraddire. Datemi voi un verso della Bibbia, un verso del Vangelo, dove Gesù comanda di adorare l'Eucarestia, dove Gesù comanda di adorare l'ostia o di venerare l'ostia. Ditemi voi un brano dove Gesù comanda ai suoi discepoli o ai suoi servi di celebrare la transustanziazione. No, cari, sono comandamenti di uomini, dottrine di uomini. Ma invano mi rendono il culto insegnando dottrine che sono comandamenti di uomini. Marco 7, 8. Avendo tralasciato infatti il comandamento di Dio, loro hanno tralasciato il comandamento di Dio, cioè hanno tralasciato la parola di Dio, hanno tralasciato gli insegnamenti della Bibbia e si sono attenuti alla tradizione degli uomini. Vi attenete alla tradizione degli uomini. Il Vaticano dice che la tradizione della Chiesa ha la stessa importanza delle sacre scritture. Loro mettono la tradizione della Chiesa, la tradizione dei loro dogmi, la tradizione dei loro riti allo stesso livello della Sacra Bibbia. E ciò è un'eresia, è un errore, perché la Sacra Scrittura deve stare al di sopra di tutto, al di sopra delle nostre tradizioni, al di sopra dei nostri pensieri, delle nostre abitudini, delle nostre opinioni, dei nostri modi di fare. La scrittura deve stare al di sopra di tutto, e la scrittura, la Bibbia, deve essere la guida della Chiesa e non una tradizione tramandata da uomini che ha soltanto un'apparenza di spiritualità, ma ripeto, non ha una base biblica. Questo è il cattolicesimo.
con le sue miriadi di credenze, di dogmi, di dottrine. E come oggi stiamo vedendo, la cosiddetta dottrina o credenza della transustanziazione non ha nessun valore biblico. Questo dogma della transustanziazione fu decretato da Papa Innocenzo III nel 1215. Vedete che il Vaticano ha istituito questo dogma, possiamo dire centinaia e centinaia di anni dopo la venuta di Cristo. Nel 1215 questa dottrina è stata adottata dal Vaticano e loro vogliono far credere che nella transustanziazione il prete ha il potere, per così dire, di trasformare l'ostia o l'eucarestia, come loro la chiamano, perché se non sbaglio l'ostia è chiamata anche eucarestia. E secondo questo rito, che è un rito, loro lo chiamano mistico, ma come ho detto all'inizio sembrerebbe più magico, qualcosa di ancestrale, qualcosa di occulto, cioè un rito che non ha delle basi bibliche, assolutamente no, cari che mi ascoltate. Ma loro hanno interpretato in un modo errato alcune parole di Gesù, che poi voglio leggere, affinché con l'aiuto del Signore troviamo la vera interpretazione di quei versi dove il cattolicesimo vorrebbe appoggiare il loro dogma della transustanziazione, in cui il prete pretende di trasformare l'ostia nel corpo e nel sangue di Cristo. E loro dicono che in quell'ostia c'è veramente, corporalmente, loro devono credere. Se non lo credono, loro peccano. Il cattolicesimo dice che se una persona non crede a questo dogma, sta peccando, sta sbagliando, sta facendo qualcosa di sbagliato. Allora i cattolici devono credere che nell'ostia, quando avviene la transustanziazione, cioè un cambiamento di sostanza, un mutamento di sostanza in un modo miracoloso, tra virgolette, in un modo mistico, avviene questo cambiamento. Secondo loro Dio dà al sacerdote o al prete, secondo loro il Signore dà a loro il potere di fare questo miracolo, di cambiare l'ostia, che è un oggetto, possiamo dire un biscotto, che ha una forma rotonda, e loro dicono che Dio in quel momento dà al sacerdote il potere di trasformare la sostanza dell'ostia, che secondo loro diventa realmente il corpo di Cristo. E allora tramite quell'eucarestia o quell'ostia che secondo loro viene trasformata nel corpo di Cristo, loro celebrano la messa e rinnovano, ascoltate, secondo la loro credenza, la loro tradizione, secondo i loro riti, loro
rinnovano il sacrificio di Cristo. E questo contiene una grande eresia, perché il sacrificio di Cristo non si deve rinnovare, lui non deve morire di nuovo. Perché dice la Bibbia in Ebrei, alleluia, che ora leggeremo, lui è morto una volta per sempre. Amen, alleluia. E già questo basterebbe per smascherare il rito della messa, il rito dell'Eucarestia o della transustanziazione, perché il sacrificio di Cristo non deve essere fatto di nuovo, lui è morto una volta per sempre. E già questo smonta tutte le teorie del cattolicesimo, perché intorno al sacrificio, tra virgolette, della messa, la celebrazione della messa, dell'Eucarestia, dell'ostia, loro hanno costruito, cari fratelli e sorelle, e tutti voi che mi ascoltate, il cattolicesimo ha costruito tanti altri riti. Vedevo un video in questi giorni in cui un cosiddetto prete prendeva questa Eucarestia sopra questo oggetto, una specie di palo, che è tutto dorato, dove ha una forma rotonda con tutti così, possiamo dire, delle punte, come se fosse il sole. C'è quell'oggetto rotondo, tutto dorato, con tutti i raggi, come se fosse un sole. E noi sappiamo che le culture pagane, babiloniche, egiziane, tutti quei culti ancestrali, antichi, alle false divinità pagane, loro adoravano anche il sole in Egitto, in Babilonia, eccetera, eccetera, gli Aztechi, i Maya, anche le culture nordiche, ai tempi dei Vichinghi. Loro erano dei adoratori del sole, e il cattolicesimo in tanti oggetti, riti e credenze, loro hanno delle immagini che rappresentano il sole. Quando il prete portava questo oggetto e dentro c'era l'ostia, l'Eucarestia, lui andava in giro con questo oggetto a forma di sole, dove dentro c'era questa cosiddetta Eucarestia, e passava in mezzo alla gente per benedire le persone con quell'oggetto. E le persone adorano l'Eucarestia. Nei riti del cattolicesimo loro si inginocchiano davanti all'ostia, davanti a quella Eucarestia, in quell'oggetto o in quel cosiddetto, come lo chiamano loro, tabernacolo, che sarebbe, se non sbaglio, una specie di scatola, una scatola dove loro mettono l'Eucarestia e lo chiamano il Santissimo, e loro adorano queste cose. Perciò cadono nell'idolatria, cadono in una adorazione terribilmente ingannevole e fasulla, perché loro si prostrano davanti a questi oggetti, li venerano, li adorano, fanno l'adorazione all'Eucarestia. Infatti chiamano anche adorazione eucaristica, in cui loro apertamente adorano l'Eucarestia, adorano l'ostia, perché secondo loro, come gli è stato inculcato, in quell'oggetto c'è il corpo di Cristo reale, materializzato. E praticamente questo rito sarebbe per loro una nuova incarnazione del Verbo,
Questo dice il dogma della transustanziazione, che in quel rito, in quel momento in cui il sacerdote mette in alto l'ostia, in quel momento avviene un miracolo di un cambiamento di sostanza e secondo questo dogma il verbo si incarna nuovamente in quell'oggetto, in quella ostia. Secondo loro il verbo, cioè Gesù, si incarna nuovamente e allora poi il sacrificio offre questa ostia. Lo fa attraverso un rituale, il sacerdote cattolico fa questo rituale di offrire un sacrificio senza sangue, lo chiamano loro, di Cristo, che è, secondo loro, presente realmente, corporalmente nell'ostia. E allora il sacerdote spezza l'ostia e la mangia come se quello fosse un altro sacrificio di Cristo. Questa è una grande eresia, perché la Bibbia dice che il sacrificio di Cristo è stato compiuto una volta per sempre e che non c'è bisogno, amen, di altri sacrifici. Perciò dichiaro pubblicamente, in accordo alle scritture, che tutti questi dogmi della Chiesa romana, la transustanziazione, la celebrazione della messa, il sacrificio dell'ostia, dell'eucarestia, tutte queste cose sono grandi bugie ed eresie antibibliche. Sono false dottrine del cattolicesimo. La Bibbia dice in Ebrei che Cristo ha compiuto un sacrificio una volta per sempre. Amen. Ebrei 7, leggiamo dal verso 26, parlando di Cristo come sommo, alleluia, sacerdote della nostra fede, come unico mediatore e intercessore per noi davanti al Padre. Amen. Cristo è l'unico che intercede per noi. E allora dice Ebrei 7:26, a noi infatti occorreva un tale sommo sacerdote, cioè Cristo, che fosse santo, possiamo dire perfetto, al contrario di tutti gli altri sacerdoti che erano uomini. Questo è quello che la Bibbia sta dicendo, sta facendo un paragone fra i sacerdoti umani, cioè che venivano dalla famiglia di Aronne, dai Leviti, eccetera, eccetera. Erano uomini, erano imperfetti, erano peccatori, erano persone che loro dovevano, ai tempi di Mosè, nell'Antico Testamento, loro dovevano offrire dei sacrifici a Dio, degli olocausti, dovevano portare degli animali e offrirli in sacrificio per i loro peccati, loro stessi, e per i peccati del popolo. Ma oggi non c'è più bisogno, perché Cristo ha compiuto un sacrificio perfetto alla croce una volta per sempre. Questo dice la Bibbia. Amen. A noi conveniva un tale sommo sacerdote che fosse santo, alleluia, innocente, immacolato. Vedete, Cristo è immacolato, solo lui, separato dai peccatori, cioè lui non aveva peccato. Lui non aveva mai commesso un peccato. Lui era puro, santo, immacolato. Amen. Lui in sé, Gesù, non aveva il seme del peccato come tutti noi uomini che siamo nati dalla carne. Siamo nati sotto la contaminazione del peccato che si è tramandato a tutti gli esseri umani. Ma Cristo no,
perché Cristo non è nato dalla carne, non è nato dal contatto o dal rapporto di un uomo con una donna, ma lui è nato dallo Spirito Santo. Ecco perché lui è stato senza peccato in questa terra. È nato senza peccato. Era santo, puro, immacolato, nel vero senso della parola. Lui è il nostro unico grande sacerdote. Amen. Dice, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, verso 27, che non ha bisogno, ascoltate, non ha bisogno ogni giorno, come quei sommi sacerdoti, cioè terreni, umani, come i sacerdoti terreni, non ha bisogno di offrire sacrifici, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo. Il nostro sacerdote Gesù Cristo non ha bisogno di offrire ogni giorno dei sacrifici come facevano quei sacerdoti terreni. Gloria a Dio. Ma, alleluia, dice qui, egli ha fatto questo una volta per tutte quando offrì se stesso. Il sacrificio di Cristo è stato compiuto una volta per sempre alla croce del Calvario, dove il Figlio di Dio ha dato se stesso. Sul legno della croce ha dato il suo corpo, il suo sangue. E quello è stato un sacrificio perfetto una volta per sempre. Non c'è bisogno di altri sacrifici. Ma nel rito della transustanziazione, della messa, dell'Eucarestia, loro dicono di offrire o di rinnovare il sacrificio di Cristo. Ripeto, perché secondo questo dogma della transustanziazione, in quel momento Gesù si incarna nell'ostia. Loro dicono così. Secondo loro l'ostia muta di sostanza in un modo miracoloso, soprannaturale, tra virgolette, ma è un inganno. Secondo loro il verbo si incarna e allora l'ostia non è più un'ostia, ma diventa il corpo di Cristo a tutti gli effetti. Questo dice il cattolicesimo. E allora loro offrono, i sacerdoti, un nuovo sacrificio nell'ostia, rinnovando il sacrificio di Cristo, secondo loro, nella messa. Ma quello è un inganno, perché il sacrificio del Figlio di Dio è stato già compiuto al Monte Calvario una volta per sempre. E ora quello che tu e io dobbiamo fare è credere per fede nel sacrificio di Cristo, ricevere per fede questa verità, confidare per fede nel sangue di Cristo che è stato già versato una volta per sempre. Il sangue di Cristo non sarà versato un'altra volta, non sarà mai più versato, ma è stato versato una volta per sempre alla croce del Calvario. Quello che noi dobbiamo fare ora è credere per fede in quell'opera che Cristo ha già compiuto. E allora per fede noi veniamo purificati tramite quel sangue prezioso che è stato già sparso una volta per sempre al Calvario. Amen. Mediante la fede noi veniamo lavati, purificati, santificati, cioè resi puri dai nostri peccati per mezzo del sangue di Cristo, perché il sangue di Cristo, che è stato sparso una volta per sempre al Calvario, ci purifica da ogni peccato. Non c'è bisogno di fare nuovi sacrifici o di rappresentare il sacrificio di Cristo o, tra virgolette, di rinnovare il sacrificio di Cristo. Non c'è bisogno
di imitare, tra virgolette, in un rito il sacrificio di Cristo o di pretendere di sacrificare Cristo un'altra volta. Questo è una grande eresia. Egli ha fatto questo una volta per tutte, quando offrì se stesso. Il sacrificio di Cristo è stato fatto una volta per tutte al Monte Calvario, 2000 e più anni fa. Quel sacrificio è stato compiuto una volta per sempre, e oggi noi per fede, con gli occhi della fede, dobbiamo guardare a quel sacrificio. Dobbiamo guardare con gli occhi della fede, cioè con tutto il cuore, con un vero pentimento, confidando in quello che Gesù ha fatto alla croce. Questa è la salvezza, la redenzione. Ma non c'è bisogno di fare di nuovo un sacrificio, come se fosse un nuovo sacrificio di Cristo. E questo è il dogma della transustanziazione, che è una grande eresia. Il sacrificio di Cristo è stato compiuto una volta per sempre al Calvario. E quando Gesù, e ora voglio prendere questo verso, perché il cattolicesimo appoggia la loro tesi della transustanziazione, loro la vogliono appoggiare su questi versi, Giovanni 6, e qui con l'aiuto di Dio spiegheremo il vero significato di questi versi. Quando Gesù nell'ultima cena, per esempio, prese il pane e prese il vino, e nel prendere il pane il Signore disse: prendete, questo è il mio corpo che verrà spezzato. E lui stava parlando del sacrificio che doveva venire alla croce. E Gesù disse: bevete, questo è il mio sangue. E in quella coppa c'era il vino. E allora Gesù, tramite questi simboli del pane e del vino, voleva raffigurare il suo sacrificio, cioè era un modo spirituale, allegorico. Gesù qui stava parlando in un modo spirituale. Il pane è il mio corpo. Cioè questo pane rappresenta il mio corpo che sarà spezzato, sarà dato per voi alla croce. Questo vino è il mio sangue. Cioè questo vino rappresenta il mio sangue che io verserò alla croce. Ma non è, cari che mi ascoltate, da prendere letteralmente, perché il pane materialmente non è il corpo di Cristo. Il pane è pane, il vino è vino. Non è letteralmente il corpo, il sangue di Cristo, ma è un simbolo, è una figura, è un linguaggio spirituale. Ecco perché i veri credenti, loro prendono il pane e il vino in memoria di lui. Noi sappiamo che in quel pane non c'è sostanzialmente il corpo di Cristo, come dice il Vaticano, il cattolicesimo, che nell'ostia c'è, tramite la transustanziazione, corporalmente, sostanzialmente, in tutti gli effetti c'è il corpo di Cristo, ma non è così. Gesù parlava in un modo figurativo, in un modo simbolico, in un modo spirituale. E allora noi come cristiani prendiamo il pane in memoria di lui, in memoria del sacrificio che lui ha compiuto alla croce, e quel pane per noi rappresenta il corpo di Cristo. Il vino che prendiamo rappresenta il suo sangue.
E noi prendiamo questi segni, questi simboli, in memoria di Lui. Secondo ciò che ci insegna il Vangelo. Amen. A Dio sia la gloria. E qui in Giovanni 6 Gesù dice delle parole particolari che il cattolicesimo ha voluto adattare a questo rito, a questo dogma che loro praticano della transustanziazione dell'Eucarestia. Loro prendono questi versi per adattarlo alla loro dottrina, ai loro riti e dogmi, ma ciò è sbagliato perché qui Gesù, come vedremo, parlava in un modo simbolico, in un modo figurativo, in un modo spirituale o metaforico. Gesù parlava di cose spirituali. Amen. Giovanni 6. Verso 48 il Signore Gesù dice: Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo affinché uno ne mangi e non muoia. E Gesù parlava di se stesso: Questo è il pane che discese dal cielo affinché uno no, ne mangi, uno ne mangi e non muoia. E qui Gesù parlava della sua persona, chiamandosi il pane della vita. Ma tutti noi sappiamo che parlava in un modo figurativo, spirituale, simbolico. Ma nel cattolicesimo loro invece hanno trasportato queste parole al loro dogma, come se fosse qualcosa di materiale. E allora quando i cattolici prendono l'ostia, sapete cosa succede? Un altro grande inganno, che loro pensano di ricevere Gesù. Loro dicono che nella comunione, come loro la chiamano, questa pratica o questa credenza, questo rito di prendere l'ostia, loro dicono che lì, in quel momento, loro stanno ricevendo Gesù. Perché secondo loro nell'ostia c'è la persona di Gesù in carne, cioè nella vera sostanza c'è Gesù presente in corpo in quell'ostia. E allora loro dicono che così loro ricevono Gesù. E vedete che è un grande inganno, perché Gesù non si riceve lì. Allora i cattolici dicono: Io vado a prendere la comunione, prendo Gesù, ricevo Gesù e sono a posto. Vengo purificato, vengo benedetto da quell'ostia che mangio perché sto mangiando Gesù. Sto ricevendo Gesù, lui sta entrando dentro di me, ma è un inganno perché sono cose materiali, sono riti esteriori, riti materiali, cioè lì non c'è Cristo nella sua essenza. Nell'ostia non c'è Cristo, perché Cristo parlava in un senso figurativo, in un senso simbolico, in un senso spirituale. Ma l'inganno del cattolicesimo è che fa credere alle persone che quando loro prendono l'ostia stanno ricevendo Gesù. Allora le persone credono di essere a posto. Io ho ricevuto Gesù, perché la Bibbia dice che tutti quelli che lo ricevono diventano figli di Dio. Ma lì la parola diceva di riceverlo nel cuore, di riceverlo, cioè di accoglierlo come Messia nel cuore con la fede, di ricevere la sua verità. Questo intendeva la Bibbia. Non di riceverlo tramite un rito, con un qualcosa di materiale. Allora loro hanno inventato l'ostia perché dicono che così ricevono Gesù, ma è una grande menzogna, perché Gesù si riceve nel cuore, si riceve tramite la fede, cioè si riceve la sua verità.
si riceve la sua parola, si riceve, alleluia, tramite la fede, cioè si riconosce, tramite la fede si riconosce che lui è il Messia, il Salvatore, il Figlio di Dio. Allora tramite la fede si riceve, perché lui viene accolto nei nostri cuori, la parola viene accolta, la verità viene accolta, ma non è tramite un rito, con oggetti, con cose materiali. E allora loro dicono che così ricevono Gesù, allora si sentono a posto, non ti devi pentire, non devi osservare la parola di Dio, perché tanto alla domenica tramite la comunione si riceve Gesù, si riceve il perdono, si riceve ancora il sacrificio di Cristo, e allora veniamo tutti purificati. Così intende la messa, ma è un grande errore, una grande menzogna. Il sacrificio di Cristo è stato compiuto una volta per fede, una volta per sempre. Il sacrificio di Cristo è stato compiuto una volta per sempre. E affinché quel sacrificio possa salvarci oggi, noi ci dobbiamo pentire, dobbiamo ricevere questa verità con tutto il cuore, dobbiamo convertirci veramente a Gesù Cristo con tutto il cuore, e allora lì noi riceviamo Cristo, la verità, la purificazione, alleluia. E quel sacrificio compiuto alla croce ci libera dai nostri peccati. Amen. Ma tutti questi riti che il cattolicesimo ha costruito sono delle errate interpretazioni, delle pratiche errate. Gesù qui parlava in senso spirituale. Giovanni 6:51: io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. E se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. E Gesù dice: ora il pane che darò è la mia carne, che io darò per la vita del mondo. Il Signore dice: chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Ma qual era il pane che Gesù diceva? Qual era il pane di cui Gesù parlava? Il pane era lui, la sua persona. Lui stesso rappresentava quel pane. E allora lui dice: chi mangia di questo pane? Perciò possiamo dire: chi si ciba di me, chi si ciba della mia verità. Amen. Dice il Signore, poi più avanti dice al verso 54: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna. Allora il Signore dice che noi dobbiamo mangiare la sua carne, ma qui ovviamente il Signore parlava in un senso spirituale, in un linguaggio figurativo, in un linguaggio simbolico, che noi dobbiamo mangiare la sua carne, cioè noi ci dobbiamo alimentare della sua persona. E dice la scrittura, Giovanni 1:1, e con questo voglio finire, gloria a Dio: il Verbo si è fatto carne, la parola si è fatta carne. Allora Gesù dice: chi mangia la mia carne, beve il mio sangue. Noi dobbiamo mangiare la sua carne. E dice: la parola si è fatta carne, cioè noi dobbiamo mangiare la sua parola. Noi dobbiamo alimentarci della sua parola, della sua verità. Noi dobbiamo alimentarci della sua persona. Chi mangia la mia carne, cioè chi si alimenta con la mia parola, con la mia verità. Amen. Chi mangia la mia carne vuol dire chi si sazia della mia parola. La parola si è fatta carne. Chi mangia la mia carne, chi si sazia, chi si alimenta, chi si ciba di Cristo spiritualmente, della sua verità. La verità ci rende liberi, la verità ci illumina, la verità ci salva,
La verità della parola di Dio, la parola si è fatta carne. Chi mangia la mia carne, chi si alimenta della mia verità, chi beve il mio sangue, cioè, alleluia, chi si disseta con la mia verità, col mio sacrificio che io ho già compiuto una volta per sempre a Calvario. In altre parole, noi dobbiamo far entrare questa verità dentro di noi. Questa verità deve entrare dentro di noi, spiritualmente, questa verità del corpo di Cristo, del sangue di Cristo, del sacrificio di Cristo, questa verità di Gesù Cristo deve entrare in noi, come il cibo che mangiamo, come, alleluia, l'acqua che beviamo deve entrare dentro di noi. Chi mangia la mia carne, beve il mio sangue. È un linguaggio spirituale. La parola si è fatta carne e noi dobbiamo cibarci di questo alimento. Mi spiego, dobbiamo cibarci della verità di Cristo. Dobbiamo alimentarci della verità di Cristo. Dobbiamo saziarci con la sua verità, che ci parla della sua persona, che ci parla della sua gloria. Noi dobbiamo alimentarci con la sua verità. E allora così noi abbiamo vita eterna quando questa verità penetra nei nostri cuori e noi l'accogliamo per fede spiritualmente. Noi riceviamo nel cuore la verità e giorno per giorno ci alimentiamo della verità. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, dimora in me e io in lui. Questa è la vera comunione, cioè un contatto spirituale con Gesù, un contatto spirituale con la sua persona, un contatto spirituale con la sua persona, con la sua verità. Alleluia! È questo quello che ci sta dicendo il Signore, che noi dobbiamo alimentarci della sua verità. Chi mangia la mia carne dimora in me. Vedete, questo è un contatto spirituale. Quando noi ci cibiamo della sua parola, noi possiamo vivere in lui, vivere nella luce, vivere nella verità, vivere nella salvezza. E questo è un linguaggio spirituale del nostro Signore Gesù Cristo, perciò che il Signore illumini sempre di più ognuno di noi, perché Gesù Cristo, il pane della vita, che è disceso dal cielo per salvare l'umanità, lui è il pane della vita e quello è un nome spirituale. Amen. Perché il pane rappresenta l'alimento principale per l'uomo, che non può mai mancare nelle tavole. Il pane è un alimento primordiale, essenziale per l'essere umano. E Gesù Cristo è il pane della vita, è chiamato il pane della vita. Gesù Cristo è il pane della vita che è disceso dal cielo. E se tu accogli questa verità spiritualmente nel tuo cuore, mediante la fede, il pentimento, è un cuore umile, tu sarai illuminato. A Dio sia tutta la gloria nei secoli dei secoli. Amen. E amen. Grazie Gesù. Amen. Amen.